Dottor Castoldi, come si sono evoluti negli ultimi anni le politiche di transfer pricing delle aziende? Diciamo, la domanda è abbastanza complessa, cercherò di riassumere in pochissime parole un processo che prosegue da molti anni, da quando il transfer pricing è diventata una delle tematiche più scottanti dal punto di vista della fiscalità internazionale. Sicuramente se un trend possiamo individuarlo nell'ambito della complessità della materia è quello di un'attenzione crescente alla sostanza delle transazioni rispetto alla formalizzazione dei rapporti contrattuali, quindi una sempre maggiore attenzione a far combaciare la sostanza delle transazioni con quella degli accordi che le devono disciplinare. Questo ovviamente sotto la pressione crescente delle amministrazioni finanziarie e dell'attenzione degli organismi internazionali, in primis l'OCSE, che ha fatto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma il criterio principale per la valutazione della normalità dei prezzi di trasferimento, quindi della loro ottemperanza alle normative fiscali internazionali. Grazie.